Rieccoci ragazzi, allora questo è il commento di Carpi Milan. Scusatemi ragazzi, io in questi giorni in realtà dovevo avere il tempo per fare i video, però questo computer veramente mi dà dei problemi impressionanti, non me ne ha fatto caricare praticamente solo uno, solo Torino-Roma sono riuscito a caricare. Inter-Genoa l'ho dovuto caricare 2 o 3 giorni e ci sono riuscito prima a caricarlo, quindi scusate. È la serata di Siviglia-Juve, quindi farò anche quel commento. Cercherò in tutti i modi di arrivare puntuale per Siviglia-Juve, in modo che stasera faccio il commento e ve lo carico. Se non ce la faccio, cercherò di caricarli prima possibile, ma penso che ce la farò, perché Inter-Genoa l'ho caricato, quindi lo potete già vedere se volete. Poi sto caricando Bologna-Napoli, adesso caricherò anche il video della Fiorentina e poi caricherò questo di Carpi-Milan. Comunque ragazzi, allora Carpi-Milan. Carpi Milan, ragazzi, diciamo che per buona parte della partita il Carpi ha messo in difficoltà il Milan. Borriello è veramente è in un buon stato di forma. Borriello, bisogna essere onesti, è in un buonissimo stato di forma e essendo in un buono stato di forma ha dimostrato che ancora può creare problemi a qualsiasi squadra. Il Carpi non ha giocato male, diciamo che un attaccante come Borriello per il Carpi è il massimo perché Borriello ha esperienza. E quindi ha messo in difficoltà il Milan per buona parte della partita. Diciamo che non è che diciamo che il Carpi ha creato un'occasione clamorosa, c'è stato un gran tiro dalla distanza e con una grande parata di Donnarumma. E oltre a quello il Milan non è che ha creato chissà che cosa. C'è stata una respinta del portiere del Carpi su un'azione, ma niente di particolare. È stata una partita comunque molto chiusa sullo 0-0 e alla fine è finita anche sullo 0-0 perché probabilmente nessuna squadra voleva spingere a tal punto da rischiare di prendere gol. Quindi, allora, tutti dicevano che il Milan stasera avrebbe vinto, lo dicevano tante emittenti televisive, tanti canali della televisione, la radio, dicevano che il Milan avrebbe vinto 3-1, 2-1. Io avevo detto che il Milan non vinceva, secondo me. Non vinceva. Non vinceva per un semplice motivo, ragazzi, perché il Milan non attraversa un buon momento. È una squadra in crisi e parliamoci chiaro, il Milan non andrà in Champions neanche quest'anno, forse neanche in Europa, penso. Farà un miracolo se andrà in Europa. Quindi il Milan deve sperare una cosa, deve assolutamente sperare che ovviamente le squadre davanti facciano dei passi falsi, però il Milan deve vincerle tutte le partite. Adesso il Milan giocherà con il Verona domenica. Con il Verona qualche possibilità il Milan ce l'ha. Con il Verona qualche possibilità ce l'ha perché il Verona sta attraversando veramente un momento difficilissimo. Faccio i complimenti comunque al Verona perché ha giocato veramente una partita fantastica contro l'Empoli, è stato anche sfortunato. Faccio complimenti all'Empoli che ha subito per tutta la partita, però è 2 partite che l'Empoli riesce a crearti un'azione, te la mette dentro, poi si difende, riesce a portare a casa il risultato. Quindi un applauso sia all'Empoli che al Verona perché ve lo meritate assolutamente. E un applauso anche al Sassuolo perché il Sassuolo sta facendo veramente un gran campionato. La Sampdoria è veramente in una crisi pazzesca, pazzesca la crisi della Samp. E purtroppo può capitare nel pallone. Secondo me, io non avrei esonerato Zenga, sinceramente parlando. Non l'avrei esonerato Zenga, assolutamente. Non lo avrei mai esonerato, però ognuno sceglie come vuole, cioè non è che sono io il presidente o i dirigenti della Samp, però Montella 3 partite, 3 sconfitte, adesso mandare via Montella, adesso probabilmente Montella se perde la prossima lo mandano via, sinceramente a me sembra molto strana questa cosa. Non stava facendo malissimo Zenga, come assolutamente Zamparini secondo me mi dà la sensazione che non ci capisce molto di pallone. Se mandi via un allenatore come Iachini, che Iachini con il Palermo ha fatto cose eccezionali, e se lo mandi via perché hai perso 2 o 3 partite, allora non ci siamo. Non ci siamo assolutamente. Hanno preso Ballardini, adesso Ballardini lo rimandano via e riprendono Iachini, cioè che cazzo fate? Vabbè, comunque ragazzi, allora niente, ci rivediamo stasera con il commento di Siviglia Juve e speriamo di vincere. Ciao ragazzi, è sempre forza Juve.